Cultura non sempre fa rima con successo, ma alle volte diventa fenomeno mediatico e di interesse, e quindi le amministrazioni sono costrette di buona lena a promuoverle e a prorogarle per consentire ai fruitori di poterle ammirare. È il caso di Dinosauri, in mostra presso la Società Promotrice delle Belle Arti, la cui esposizione è stata prorogata fino al prossimo 4 marzo. Soddisfatti gli organizzatori, Regione DNA Art fra tutti. I più entusiasti bambini che possono ammirare gli animali estinti in tutta la loro maestosità e grandezza. Il percorso è studiato con sapiente maestria e dal tirannosauro che accoglie i visitatori si passa a un tragitto scelto e curato nei dettagli visivi, sonori, con un gioco di luci ed ombre preciso e puntuale attraverso le diverse ere, giurassiche, triassiche e cretacee, pronti a incontrare tutti gli animali di quel periodo, dai temibili allosauri ai più rassicuranti gallimimus. Molto carina anche l'ambientazione del brachiosauro, presentato solo con le sue enormi orme, e lo stretto corridoio in cui transiti rende l'idea di camminare sotto la sua enorme mole. 18.000 i visitatori che hanno potuto ammirare la mostra finora, ma in altri 2 mesi saranno ancora molti quelli che potranno usufruire di questo spettacolo preistorico. Con Elena Fontanella, presidente Fondazione DNA Art. Allora, i motivi, diciamo, di questo successo? Beh, sicuramente perché è una mostra che diverte educando, una mostra soprattutto per i ragazzi, un'occasione per i nonni e per i genitori di portare i bambini insegnando loro qualcosa ma facendoli tantissimo divertire, perché la cosa è reale che i bambini qui si divertono un sacco. 18.000 visitatori, quindi la mostra viene, diciamo così, prorogata fino al prossimo 4 marzo. Sì, perché inizialmente era rimasta una mostra essenzialmente per un pubblico di visitatori occasionali, invece abbiamo avuto molte richieste da scuole, quindi da gruppi scolastici che vorrebbero fare sia il visita in mostra sia i laboratori didattici sullo scavo paleontologico, e quindi un'occasione per dare alle scuole la possibilità di visitare e prorogare nel periodo scolastico. Con l'assessore Coppola, allora, questa mostra dei dinosauri, un grande successo, quindi la cultura è anche un momento, diciamo così, di opportunità e soprattutto di finanziamento. Certo. Io devo dire che in realtà oggi raccontiamo e festeggiamo, tra virgolette, il risultato di questa iniziativa. In realtà tutte le iniziative culturali che il Piemonte ha ospitato, anche in partnership con la città di Torino, hanno dimostrato di raggiungere grandi risultati. Il fatto stesso che si proroghi significa per l'appunto che le aspettative sono state soddisfatte, che i numeri sono importanti, li abbiamo ricordati prima. Ma la cosa importante che bisogna evidenziare di un'iniziativa come questa è il ruolo della politica, che passa da quel ruolo scontato di ufficiale pagatore per cui il pubblico istituzionale interveniva soltanto come se fosse un bancomat, a in realtà facilitatore di iniziative, un ruolo più corretto, un ruolo di programmazione, un ruolo di sistema, di sinergia concreta, e questa è una testimonianza diretta. Io avevo detto per l'appunto, ho detto in conferenza stampa che mi è dispiaciuto non essere presente all'inaugurazione, perché quello stesso giorno al Museo Regionale di Scienze Naturali inauguravamo un'altra iniziativa con gli stessi principi, legata appunto al genio di Steve Jobs. Come dire, soddisfatti dei risultati, soddisfatti della modalità con la quale si lavora e si collabora, un modo perfetto per iniziare il 2012. A proposito di 2012, come proseguirà l'attività, diciamo così, dell'assessorato alla cultura per quest'anno? Il 2012 arriva ovviamente dopo il 2011, che è stato un anno straordinario, intanto anno che ha visto il Piemonte e Torino protagonisti veri in Italia per le celebrazioni del 150° anniversario della nostra unità. Il 2012 deve essere un anno di consolidamento, un anno che ci metterà nella condizione di riorganizzare i modelli di funzionamento dell'offerta e della produzione culturale e nel frattempo di lavorare per garantire risultati, partendo dalla Mole Antonelliana che festeggerà i suoi 150 anni, arrivando al Museo Egizio, alla Reggia di Venaria, i tantissimi musei, quello del Risorgimento, il Museo dell'Automobile, ma ripeto, non soltanto Torino, la sua area metropolitana. Un anno che ci mette alla prova, a dimostrazione di come i grandi eventi, quelli che sono appena conclusi, devono essere lo stimolo per mantenere alta l'attenzione, la capacità di contribuzione, ma soprattutto la capacità di mettere intorno al tavolo tutti i portatori di interesse per far sì che le cose si realizzino con la giusta contribuzione delle istituzioni e con anche la scommessa di chi fa impresa nel mondo della cultura.